Bisogna attivare gli ammortizzatori sociali al fine di gestire problematiche occupazionali transitorie durante le varie fasi della riconversione dello stabilimento gelese dell'ENI a bioraffineria, così come sottoscritto lo scorso 6 novembre. Un apposito tavolo di confronto alla presenza delle organizzazioni sindacali, le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di lavoro per garantire un sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo di transizione tra la cessazione degli attuali impianti e l'avvio di quelli nuovi. E la richiesta di CGIL CISL UIL inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ENI, a Confindustria Centro Sicilia, alla Regione e al Comune di Gela. Non abbiamo tempo a dedicare alle inutili polemiche, abbiamo tempo per dare corso a un protocollo che la città attende e dentro la città tanti lavoratori e tanti disoccupati, tanti lavoratori alla quale scade la cassa integrazione fra qualche giorno e noi dobbiamo andare al Ministero nel giro di qualche giorno a capire come si dà risposta a questi lavoratori attraverso i fondi europei e gli impegni che si assumono il governo nazionale e il governo regionale. Insomma, come promesso, il sindacato firma protocolli e poi vigila. E il momento di vigilare è già arrivato e lo stiamo facendo. Unitariamente CGIL, CISL, UIL. Gli operai dell'indotto non sono convinti dell'accordo sottoscritto lo scorso 6 novembre al Ministero del Lavoro e lo hanno detto chiaramente, protestando ultimamente durante i lavori del Consiglio Comunale. Il futuro positivo si costruisce attraverso un presente certo. Il presente certo è quello di evitare oggi, attraverso il protocollo, il licenziamento. È successo all'elettrochimica, che grazie al protocollo 5 licenziamenti sono stati revocati. C'è una discussione in corso sull'appalto della mensa della raffineria e tante altre. Una cosa è essere preoccupati, un'altra è rassegnati. Preoccupati lo siamo anche noi, preoccupati ma vigili. Il segretario generale della CGIL interviene anche sulla polemica delle ultime ore in merito alle trivellazioni in Sicilia dopo l'ordine del giorno approvato dall'ASE che impegna il presidente della regione, Rosario Crocetta, a revocare le concessioni sulle ricerche di petrolio e gas sul territorio siciliano e lungo le coste isolane che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Oggi abbiamo annunciato la costruzione di parte civile, due processi dove si parla di strumentale. È chiaro che le trivellazioni date in modo scriteriato non vanno bene al territorio. Dire no a tutto senza avere una proposta di merito mi pare una cosa insensata e priva di fondamento. Noi lavoriamo per avere proposte che diano risposte al territorio e con esso ai giovani e alle imprese.